Fatto più semplicemente, quindi abbiamo strutturato il sistema in tre fasi: accettazione dell'ordine, gestione ed evasione dell'ordine e quadratura contabile. La cosa più corposa che abbiamo fatto è l'accettazione dell'ordine, che l'abbiamo a sua volta diviso in tre fasi. L'accettazione dell'ordine attraverso un percorso tradizionale. Perché questo? Perché non possiamo trascurare il fatto che ci sono persone che magari sono abituate a lavorare con l'ordine tradizionale con la carta e quindi dobbiamo coprire anche questa esigenza. Mantenere comunque il bigliettino, che se uno vuole se lo scrive, va alla cassa e fa il percorso di prima. Oppure preordinare attraverso un totem, il che allora abbiamo predisposto un totem, quindi uno schermo touch, dove in autonomia tu vai là, scegli quello che vuoi mangiare, ti fai il tuo ordine. Stampi il biglietto, stacchi questo biglietto e vai alla cassa. E sulla cassa col tuo biglietto paghi. Quello che è alla cassa non deve reinserire il tuo ordine perché ce l'hai già sul biglietto, quello che hai stampato c'è l'ordine. Quindi abbiamo eliminato il tempo di inserimento manuale. La stessa cosa, quindi il preordine, lo si può ottenere attraverso uno smartphone oppure dal PC da casa. Quindi il tempo di utilizzo della cassa è delegato solo a pagare con i soldi, perché quello è un momento che ancora non l'abbiamo automatizzato. In realtà andando avanti potremo anche questo semplificarlo pagando con un sistema elettronico, perché nessuno ci impedisce, anche contactless, nessuno ci impedisce di fare un passo in più. Per ora le sagre non vogliono sentire, ma insomma, noi siamo pronti, quando vogliono farlo potremo farlo. L'idea è che si potrebbe anche tu da casa fare l'ordine alla sagra, pagarlo e arrivi solo a mangiare. Questo è il concetto finale. Però in realtà in questo momento arrivare a quel risultato non è impossibile. Siamo pronti. Sono le sagre che non sono molto favorevoli. Quindi qua è un semplice grafico, la compilazione manuale della comanda. Questo sarebbe il percorso tradizionale. Quindi manualmente vado alla cassa, pago alla cassa e ritiro lo scontrino. Già il pagamento alla cassa, anche questo l'abbiamo semplificato ulteriormente perché chi è alla cassa ha lo scontrino in mano e deve trascriverlo. Noi adesso abbiamo fatto un sistema che è visuale, quindi ogni icona con il dito io leggo e scelgo. Quindi il mio monitor è touch e poi attraverso le immagini scelgo quello che voglio mangiare. Anche nel percorso tradizionale, sì, portiamolo qui. Anche nel percorso tradizionale è stato velocizzato il processo di acquisizione dell'ordine. Abbiamo già avuto un beneficio da questo punto di vista. Il preordine invece è al totem. Se io sono andato al totem, ho fatto il mio ordine, alla fine quello che ho ottenuto è questa cosa qua, che è il mio ordine con tutto ciò che ho ordinato e qua sotto mi fa un QR code, che non è altro che il sistema di trasmissione dei dati dal totem alla cassa. Questo magari i più arguti potranno dire: ma perché avete fatto questa cosa qua? Non bastava semplicemente dire io ho l'ordine numero 23 e carico il numero ordine 23 e ho risolto il problema senza avere qua tutto l'ordine, perché qua dentro, perché abbiamo scelto un QR code con tutta l'informazione e non solo il numero d'ordine. Non so se mi avete seguito il mio spunto. Io potrei aver fatto questo scontrino solo dicendo questo è l'ordine numero 23 e qua scrivevo con un barcode, quindi con il codice a barre, numero 23, perché in realtà l'ordine è stato inserito nel totem. Il totem è controllato da Udo, quindi basta dirgli guarda, vai sull'ordine numero 23 e te lo trovi già pronto. Noi abbiamo volutamente fatto un percorso un po' più complesso perché avendo un QR code dove dentro ottengo tutta l'informazione del mio ordine, io posso anche slegare queste due cose. Io questo percorso di ordinamento, quindi attraverso il totem o del telefono o da casa, è slegato dalla parte di pagamento. Possono essere due server diversi, quindi se ho un attacco di un virus che mi manda in tilt questa parte qua, comunque io con lo scontrino vado alla cassa e pago. Se io invece qua dico ordine numero 23 e mi presento alla cassa con il numero 23 e non sono legati i due sistemi, mi va in tilt. È un piccolo dettaglio per dirvi che l'esercizio lo abbiamo fatto anche bene, non è che ci siamo fatti l'esercizio così superficiale. Ci siamo posti anche le domande, ma se succede che per qualche motivo uno dei sistemi non dialogano e io ho già fatto l'ordine da casa mia col 23, nel frattempo
è morto il server, ho dovuto rifarlo, insomma, ho perso traccia di questo ordine. Certo. Io qua c'ho l'ordine effettivo, qua dentro ci sono scritte le patatine fritte, c'è tutto qua dentro. Vabbè, fatto sta che vado alla cassa, pago e ottengo questo qua, che non è altro che lo scontrino vero e proprio, dove non ho più il QR code, però ho il pagamento fatto. A questo punto l'ordine è vero, fino a che io non ho pagato l'ordine è fasullo, non ha nessun valore dal punto di vista della sagra. Perché? Perché io potrei fare ordini attraverso il PC o il telefono e dopo, se non lo pago, chi è che si mangia la roba? Quindi diventa effettivo l'ordine al momento in cui viene pagato alla cassa. Questo per ora è un punto fermo. Quando viene pagato l'ordine entra nel sistema. Aspettano, da questa parte qua. Ecco qua due tipi di totem che abbiamo predisposto qua fuori, ne abbiamo il chiosco fatto apposta per provare, c'è il tipo quello là, quello di destra, totem di destra, ma ci sono anche le versioni in piedi, o anche da PC o altri dispositivi. Ecco, una volta che ho pagato, ah no, questa è la cassa che vi dicevo prima, agevolata dal punto di vista del touch, come vedete c'è, è visivo. Oltre che essere touch è anche le icone. Quindi quando ho pagato l'ordine va a finire, l'ordine diventa vero effettivo e finisce in bar e cucina. E poi vi parlerò anche della vista fornelli, che è un accessorio in più che ci siamo divertiti a fare. Comunque l'ordine diventa effettivo e finisce a bar e cucina. Perché bar e cucina? Sono due processi isolati. Prima va al bar e deve essere evaso, come deve essere consegnato al tavolo il bere, perché insieme col bere c'ho anche i coperti, e quindi se mi arrivasse per prima il mangiare e non ho i coperti non va bene. Quindi abbiamo legato i processi che devono essere prima evaso e consegnato al bar, e solo dopo arriverà la cucina. Quindi evasione del bar o della cucina, c'è una vista dove ci sono tutti gli ordini da evadere, mi stampa la comanda. Io con la comanda prendo il mio vassoio vuoto, ho la comanda da una parte, il vassoio vuoto, faccio il giro di quello che c'è scritto sulla comanda, vado al tavolo e ho evaso. Eccolo qua. Questa è la vista reale, quindi c'è una vista del PC, c'è la stampa della comanda e c'è il vassoio che ci porta in giro. Vista fornelli è un'altra vista che abbiamo predisposto, perché ci sono alcune pietanze che richiedono un tempo di cottura maggiore, e quindi non possiamo aspettare che arrivi col vassoio per dirmi metti sul pollo che mi vogliono un quarto d'ora per cucinare. Quindi abbiamo fatto un sistema che anticipi, quindi appena arriva un ordine, e diventa vero, il sistema lo manda subito su vista fornelli, quindi chi sa che c'è da mettere sul pollo lo vede ancora prima che arrivi col vassoio e la comanda, perché lo vede immediatamente. Quindi loro mettono già a cucinare prima che arrivi il personaggio col vassoio. Questa è una vista personalizzabile, quindi i prodotti che si vedono qua sono scelti, quindi io flaggo i prodotti che mi interessa vedere e solo quelli vengono visti, e si possono fare tante viste fornelli, uno per il pollo, uno per la bistecca che dicevi prima, che ci vuole 20 minuti per cucinare, la costa, non so, ci sono pietanze che richiedono più tempo, quindi quelle che richiedono e che hanno una vista, una persona che lo segue personalmente, lui ha il monitor davanti e sa che gli arriveranno delle richieste già in anticipo, quindi è stato agevolato. Beh, dopo alla fine della sagra c'è la quadratura contabile, dove qua non l'ho fatto vedere, comunque c'è un bilancio di tutte le entrate, tutte le entrate diviso per cassa, perché se ho più casse anche più operatori, quindi posso sapere che operatore ha incassato per quale cassa, e ho il quadro totale del... Ecco, questo è quanto. Noi su questo progetto qua ci contiamo tanto sui ragazzi, nel senso che a noi ci piacerebbe portarlo ancora avanti. Ne abbiamo fatto 3 sagre, adesso ne faremo un'altra entro breve, e sagra del Porcel, lo faremo tra 15 giorni a Pasiano,
E la nostra idea è dare questo software gratuitamente a disposizione di chi vuole prendersi cura di portarlo avanti. Noi vi insegniamo anche come si utilizza, oltre che come si installa e come si configura, in modo tale che potete andare sulle sagre, anche la vostra sagra paesana, e proporre questa soluzione qua. Se avete interesse, ci trovate il giovedì sera o anche al martedì in sede, possiamo metterci d'accordo e trovare un giusto punto di equilibrio tra il software libero, le patatine fritte e un momento di piacere per chi deve farlo. Ok? Grazie.